In questo video vi andrò a mostrare la realizzazione del furo. Il furo è un piccolo cabinet della tradizione giapponese che viene utilizzato per l'indurimento della lacca urushi. È realizzato in legno grezzo per permettere di spruzzare direttamente l'acqua sulle pareti. Ma vediamo insieme come funziona. Salve a tutti da Urushi Lab. Oggi siamo qui a presentarvi uno strumento fondamentale per la tecnica della laccatura, ovvero la realizzazione di un ambiente dove l'umidità e la temperatura siano controllati. In Giappone, come sapete, il livello di umidità è già piuttosto alto, mentre nelle nostre case e nei nostri laboratori non raggiungiamo mai livelli di umidità di questo tipo. Allora è necessario costruirsi un apposito armadietto all'interno del quale porre i nostri oggetti a indurire. Questo mobiletto si chiama furo e ora vi andrò a mostrare come l'ho realizzato. Questo è il progetto del furo dal quale sono partita. Ho acquistato tavoli e listelli presso un semplice rivenditore del fai da te. Nel mio caso ho deciso di acquistare pannelli in multistrato di pioppo e listelli in legno di abete. Ho assemblato insieme i diversi elementi lignei attraverso incastri ed incollaggi ed ho creato un sistema di antine a scorrimento. Inoltre, avendo la necessità di creare due ambienti separati, ho posto centralmente un pannello forato che garantisca lo scambio di umidità e di temperatura tra le due zone. Ho inoltre inserito listelli e mensole rimovibili per porre gli oggetti ad indurire. Quando ho costruito un mobiletto di questo tipo, avete due modi per garantire i livelli di umidità desiderati. Potete o inumidire direttamente le pareti del furo con uno spruzzino con l'acqua, oppure porre nella parte bassa alcuni contenitori all'interno dei quali avrete sistemato degli stracci umidi. Naturalmente avrete bisogno di un sistema di misurazione dei parametri di temperatura ed umidità all'interno del furo, che potrete ottenere con l'utilizzo di un termigrometro. Dopo la costruzione del furo, ho avuto la necessità di creare un sistema di monitoraggio che garantisse livelli di temperatura ed umidità sempre costanti. Questo perché a seconda della velocità di indurimento della lacca si ottengono risultati diversi. Un troppo veloce indurimento può compromettere la qualità del risultato finale, oltre a determinare delle variazioni nel colore della lacca. Per quel che riguarda la temperatura, ho posto nel piano sottostante questo tappetino riscaldante. Si tratta di un tappetino che potete acquistare facilmente su Amazon. Si tratta di un sistema che viene venduto per il riscaldamento dei rettilari. Questi tappetini garantiscono un riscaldamento che è quello necessario a raggiungere all'interno del furo la temperatura intorno ai 23-26 gradi. Ne ho montati due, uno nella parte destra e l'altra nel lato sinistro, come potete vedere. In aggiunta a questo è stata anche messa una lampada. Si tratta di una lampada ad infrarosso, realizzata in ceramica, che però non emette luce. Oltre a questo, ho montato un sistema di umidificazione che crea una nebbia finissima. Si tratta anche in questo caso di un sistema venduto per l'umidificazione dei rettilari. Ho collegato tramite bocchetta il mio umidificatore al furo. Ora,
Vado a farvi vedere il funzionamento di questo sistema. La centralina, oltre a mantenere i valori di umidità e temperatura impostati, ha il vantaggio di poter essere gestita anche da remoto, grazie a un collegamento Wi-Fi. La centralina che è stata montata gestisce sia l'impianto di umidificazione che i tappetini riscaldanti e la lampada. Posta qui in alto potete vedere la sonda di misurazione dei parametri di temperatura e di umidità. Ora vado a mostrarvi il funzionamento della centralina. La accendiamo. Un attimo che misura. Ecco, vedete, la temperatura rilevata è 19,1 gradi e l'umidità è del 37,7%. Quindi attendiamo un attimo che parte tutto il sistema e fra un po' già si sono accese le due lucine, una del riscaldamento e l'altra dell'umidificazione, che richiamano al sistema la necessità di raggiungere i parametri indicati. Tramite un'app che si installa sul telefono si possono controllare le funzioni della centralina. Si possono così variare i parametri di riferimento. Come vedete dallo schermo dello smartphone, la centralina sta misurando la temperatura e l'umidità. Se però ho necessità di variare questi parametri, posso agire direttamente nell'app. Poiché la nostra umidità dovrà essere molto più alta, procedo con il settaggio dell'umidità. Cancelliamo il 50% e impostiamo il 75%. E anche la temperatura la aumentiamo e la impostiamo a 23 gradi. Come vediamo sul nostro display della centralina, sono variati i parametri della temperatura e dell'umidità. Ora sta sia scaldando che umidificando. Vedete che l'umidità sale e man mano anche la temperatura. L'unica cosa che posso farvi vedere, perché appunto il riscaldamento non è percepibile, è l'umidità rilasciata dall'umidificatore, ovvero questa leggera nebbiolina che si diffonde dalla bocchetta all'interno del furo. Naturalmente è necessario un certo periodo di tempo perché i parametri si stabilizzino. Ora torniamo al display per vedere i livelli di temperatura e umidità raggiunti. Vediamo che la temperatura è stata quasi raggiunta, mentre per l'umidità siamo ancora indietro e sarà necessario ancora un po' di tempo. Al raggiungimento della temperatura, il parametro del riscaldamento si spegne, infatti vedete che in alto il simbolo del riscaldamento si è spento, ora abbiamo solo più l'umidificazione. Naturalmente la temperatura tende a un po' salire perché con l'aumentare dell'umidità anche la temperatura varia, infatti sarà necessario un certo periodo perché i parametri si assestino. Eccoci qui, ora sono trascorse circa 2 ore e andiamo insieme a vedere i parametri di umidità e di temperatura raggiunti dalla nostra centralina, se sono quelli che avevamo impostato. Come vi ricordate,
Avevamo impostato una temperatura di 23 gradi e un'umidità del 75%. Andiamo a riaccendere il display che è andato in stand-by. Effettivamente i parametri sono quasi raggiunti, abbiamo un 22 gradi di temperatura e 75,2,3 di umidità. La temperatura non è ancora completamente raggiunta, motivo per il quale vediamo che il nostro sistema sta ancora lavorando nella fase di riscaldamento e lo possiamo vedere da questa immagine del sole sul display. Spero che questo video vi sia stato utile. Da Urushi Lab è tutto, arrivederci.